Speciale cronaca aretina dedicata a questo cruciale momento per Unione Sportiva Arezzo. Il presidente Mauro Ferretti in conferenza stampa ha annunciato ormai quello che si era capito, il suo disimpegno, un disimpegno personale immediato, il che vuol dire che sono state attribuite tutte le sue deleghe al vicepresidente Andrea Riccioli e ovviamente in attesa della cessione della società. Lo sentirete. Ferretti parla di incontri che potrebbero esserci non solo con il sindaco Ghinelli, ma anche forse con aziende aretine che tutte insieme potrebbero intanto garantire il proseguimento di questa stagione. Dall'altro, gli stipendi sono stati pagati, la scadenza è il 13 ottobre, ma non sono stati pagati i versamenti, quindi questa inadempienza aggiunta a quella del ritardo di giugno potrebbe portare combinata a una penalizzazione tra i 3 e i 5 punti. Quindi una situazione comunque in questo momento sicuramente difficile per la storia dell'Arezzo, sperando che appunto questi imprenditori si facciano davvero avanti. Queste le parole di Ferretti. Allora, io sono abbastanza tranquillo. Dopo una lunga meditazione e dopo aver visto insomma un po' di cose, ho deciso che da oggi io mi disimpegno dall'US Arezzo. L'US Arezzo seguirà ovviamente il suo percorso e il vicepresidente ha pieni poteri, tutte le procure per fare qualsiasi cosa, quindi diciamo che gli anni mi hanno fatto riflettere, mettiamola così, e faccio un passo indietro. Credo che non ho altro da dire. Aspetto delle domande. E a livello economico, Presidente? A livello economico io mi disimpegno e mi auguro anche che ci sia un gruppo di Arezzo, di gente seria che non manca, affinché rilevi questa società. Allora, sono stati pagati gli stipendi di tutti, della squadra e dei dipendenti. Per quanto riguarda i contributi, a oggi ancora non ce l'abbiamo fatta, quindi sicuramente ci sarà qualche problema anche lì. Invece per quanto riguarda la precedente, che si discuterà adesso in Lega, il famoso meno uno, no? Allora, lì fu fatto il 29 giugno, quindi un giorno prima, fu fatto il bonifico di tutto quanto, dell'INPS, tutto. E è stato lavorato, se non sbaglio era un venerdì, però da verificare, però è stato lavorato il giorno dopo, non da noi. E lì c'è stato dato questo punto, che adesso però è in discussione. L'avvocato Rodella ha preparato tutte le carte, già ha parlato con la Lega. Io mi disimpegno nel senso che non ho più nessuna intenzione di andare avanti e di seguire fisicamente e tecnicamente l'Arezzo. Però finché certo non arriverà qualcuno di buona volontà, è chiaro che sarà seguito. Ma c'è qualcuno, Presidente, già che potrebbe entrare? Allora, io ho detto prima, io mi auguro che ci sia un gruppo di imprenditori di Arezzo che sia interessato a entrare, visto che non chiedo un euro, non voglio assolutamente niente. Mi auguro che ci sia qualcuno interessato, perché non ci scordiamo quello che di buono è stato fatto, no? Di buono che è stato fatto. Intanto c'è una concessione sullo stadio, c'è una concessione sulle caselle, dove già sono stati fatti dei lavori per circa 100.000 euro, che io non chiedo. C'è da sviluppare tutto il settore giovanile lì, c'è da fare tanto. E c'è la nave, tanto bisfrattata, però meno male che c'era. Quindi io credo che prendere l'US Arezzo in questa maniera sia
sia interessante. Questo io mi auguro. Noi seguiteremo a onorare. A me non mi vedrete più. Questo è il fatto. A onorare con molta, moltissima fatica, perché diciamo che sono qualche mese che le aziende sono in crisi. Del resto non è che mi devo giustificare di questo. La crisi c'è, è inutile nasconderci. Quindi a questo punto quello che poteva essere una passione, eccetera, eccetera, bisogna anche rinunciare a qualche cosa. E io rinuncio a questo. Poi sapete bene anche altri motivi che non ho nessuna intenzione di dire, no? Comunque, questi ultimi giorni sono stati frenetici. Abbiamo incontrato, concedetemi questo termine, che io non capisco il genere umano. Meno male che c'era sempre un testimone con me. Abbiamo incontrato una marea di cialtroni, gente che si vuole buttare in queste imprese non avendo, cioè, un programma, un business plan, un budget, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto chilometri e chilometri per incontrare questi signori, una volta a Firenze, una volta di qua, una volta di là. Io sono stato sempre disponibilissimo, togliendo spazio vitale anche al lavoro, però non è uscito niente. Quindi la mia speranza è che qualcosa deve uscire da Arezzo, anche perché l'US Arezzo è di Arezzo, quindi se viene uno da fuori non va bene. E quindi la decisione, poi è una per me è una decisione grave, quindi cioè, ho provato fino a che ho potuto. Cioè, perché questa domanda? Lei molla subito nella vita, no? No. Uno prova finché può. Mi disimpegno al momento in cui, ripeto, sono molto fiducioso e parlerò col sindaco. Purtroppo non ho avuto il tempo materiale perché sarebbe stato molto più corretto prima parlare con lui e poi fare la conferenza, ma non c'è stato il tempo materiale. Poi parlerò col sindaco, insieme spero che col sindaco, che è credo una voce importante, riesca a mettere insieme un gruppo che possa soddisfare le esigenze dell'Arezzo. E potrebbe essere anche tra questi allora, gli sponsor che magari, potrebbe rilevare l'Arezzo? Magari. Questi è vero, sono imprenditori importanti. Quindi potrebbero essere loro, ma quelli che si sono affacciati non è nessuno di loro. Quelli a cui io ho fatto quel bel complimento, che mi auguro che lo sentano, che sono dei cialtroni, non sono di Arezzo. C'è stato qualcuno che si spacciava, che rappresentava qualcosa di Arezzo, ma credo che non era assolutamente vero. Potrei anche prendermi una querela con grande piacere, dottor Pasquariello. Va bene. Un Cilli non c'era? No, mancava. Però un Cilli non me lo fate pagare fino alla morte, insomma. I contributi vanno pagati, chiaro, no? Ecco, l'altro termine, cosa che oggi fa, visto lo stato di crisi, no, di Arezzo, ma di tutta l'Italia, con le aziende, anche l'Agenzia delle Entrate e Equitalia ti chiamano, ti dicono perché non hai pagato, quando gli dai le giuste motivazioni ti fanno un rateizzo. Questo per le aziende, no per la Lega Pro. Il problema è lì, hanno pure raddoppiato i punti, lo sapete, no? Quindi non c'è molta mano larga sulla Serie C. La
L'Arezzo ha 600.000 euro di debiti con il fisco rateizzati a 48 mesi. Altro non c'è. 600.000 euro più che garantiti dai 600.000 euro che entreranno per la legge Merandi da qui a giugno. Quindi questi tanti debiti non ci sono. Io ho sentito dire anche che la gestione dell'Arezzo costa 2.800.000. Chi vuole può andarla a vedere. La gestione dell'Arezzo tutta compresa, quindi giocatori, tutto, arriva intorno ai 2 milioni, ma con una squadra che era stata fatta l'anno scorso, che ci abbiamo provato, no? Subendo poi una grande delusione. Quindi la gestione è quella. E tutta questa cosa non sarebbe da dire, ma invece la dico con molto orgoglio. In tutta questa cosa io ho trovato un amico, un collaboratore, un vicepresidente, che ho fatto io, che forse a Roma non ho. Quindi ha tutta la mia stima e fiducia totale e ha tutte le procure per fare quello che ritiene più giusto fare. So che gli sto dando una croce enorme, però è un regalo che accetterà sicuramente, ma io mi auguro pure che entro la settimana, perché dobbiamo guardarla proprio, io mi auguro che sia il più veloce possibile. Io cioè sono più che disponibile a fare due diligence con chi vuole, con chi vorrà, perché la coscienza è a posto, i conti sono in ordine, quello che c'è è scritto, quindi non è che ho il timore, capito, di fare una due diligence, assolutamente. Sicuramente io ho peccato, come tutti i peccatori, no? Io credo, è una supposizione, la città da dove vengo io, che rappresento, che non rappresento, che è Roma, abbia influito moltissimo sui rapporti. Perché la serie, cioè se il Milan lo compra Trump, per dire, no? Il Milan seguiterà a essere sempre il Milan, non succederà niente. Ma venire in una serie C da fuori può innescare dei sistemi strani. Io ripeto, alcune volte forse ho sbagliato, forse sono stato, non lo so, arrogante, perché io non sono un tipo arrogante, però ci sono state delle situazioni. Tutto quello che era sbagliato, che io ho ritenuto sbagliato, e lei lo sa bene, a fatica io ho cancellato tutto, no? E abbiamo ricominciato. Quindi io ho fatto quello che potevo fare, forse non sono stato molto veloce nel farlo, però l'ho fatto per ridare proprio un'immagine, eccetera. Quindi questo rapporto purtroppo non è esploso, mi dispiace che sta trascendendo un po' troppo, insomma, no? Perché, come già ho detto tante volte, le famose frasi di Capuano, che nonostante tutto gli voglio ancora bene, il budget è corto, il budget è lungo, tutte ste menate, passatemi la parola, i bilanci sono pubblici. Allora io invito qualcuno di voi che magari, siccome ci vuole il CERBED, quindi solo i commercialisti o certe aziende ce l'hanno, se ci avete un commercialista amico, andate a vedere i bilanci 2013, 14, 15, 16, 17 ancora non c'è, andateli a vedere, perché così finalmente se leva questo spauracchio del bilancio che era corto, che era lungo, lì c'è la verità, sono depositati.
Per la piazza mi dispiace molto. Posto? Grazie. Comunque Presidente, la miglior conferenza stampa che ha fatto. Credo che l'ultimo verrebbe da dire. Meno male, mi sono ripreso all'ultimo.